Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo tutorial di Word Processing, elaborazione testi, inserimento di oggetti in un foglio di testo. Vediamo come inserire una tabella. Prima di procedere all'inserimento della tabella, consiglio l'inserimento del titolo del nostro file. Dalla scheda Home procedo nella scelta del layout per l'inserimento del titolo. Per creare una tabella seleziono la scheda Inserisci e clicco sul pulsante Tabella. Nella parte alta del menu viene visualizzata una griglia nella quale può essere impostato il numero di righe e di colonne della tabella tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando il puntatore del mouse sulla griglia per selezionare quante righe e quante colonne desideriamo. Se invece desideriamo scegliere altre opzioni, ad esempio il numero delle colonne, nel menu a tendina cliccheremo la voce Inserisci tabella. Ci apparirà una finestra dove dobbiamo indicare quante colonne e quante righe dovranno comporre la nostra tabella. Per eliminare una tabella è necessario spostare il puntatore del mouse sul bordo superiore sinistro. Quando compare una sorta di croce, cliccare il tasto di cancellazione. Per inserire o modificare i dati di una tabella, basta cliccare con il mouse all'interno di una cella nella quale si desidera inserire o modificare il testo. All'interno della tabella possiamo svolgere tutte le operazioni che normalmente siamo soliti fare con i testi: scrivere, cancellare, formattare. Per spostarsi da una cella all'altra possiamo utilizzare il mouse oppure le quattro frecce direzionali. Per selezionare una o più celle vicine, possiamo usare il classico metodo di trascinamento, come per le parole. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascineremo il puntatore selezionando una, due, tre celle. Per selezionare una colonna, bisogna spostare il puntatore in alto alla colonna. La freccetta del mouse diventerà nera e a questo punto, premendo il tasto sinistro del mouse, sarà selezionata l'intera colonna. Per selezionare una riga, bisogna spostare il puntatore a sinistra della riga. Il puntatore diventerà una freccia bianca diretto verso la riga da selezionare. Basta cliccare due volte rapidamente e la riga verrà selezionata. Come abbiamo visto, per selezionare l'intera tabella, è necessario cliccare su quel piccolo quadrato che compare in alto a sinistra, posizionando con precisione e lentezza il puntatore del mouse all'angolo superiore sinistro della tabella. Può capitare, creando una tabella, che ci si dimentica di una riga o di una colonna. Per inserire righe o colonne in una tabella, possiamo utilizzare la scheda Layout di strumenti tabella, nella quale quattro pulsanti del gruppo righe e colonne ci consentono di inserire una nuova riga o una nuova colonna. Se dobbiamo invece eliminare righe o colonne, basterà cliccare prima sul pulsante Elimina e poi selezionare dal menu a tendina che compare Elimina celle, Elimina colonne. È anche possibile operare solo con il mouse selezionando prima una riga o una colonna, cliccando poi con il pulsante destro del mouse e infine scegliendo dal menu a tendina che appare il tasto tra Inserisci oppure Elimina. La tabella che abbiamo inserito può essere formattata. Selezionando l'intera tabella è possibile scegliere la misura della nostra tabella e la misura delle celle. È possibile anche modificare rapidamente la dimensione delle celle
posizionando il puntatore del mouse sulla linea di separazione fra le celle. Per modificare l'altezza di una riga o la larghezza di una colonna in base a una misura specifica, occorre prima cliccare su una qualsiasi cella della riga o della colonna e poi impostare le misure desiderate nei campi altezza e lunghezza presenti nella scheda Strumenti tabella Layout. Oppure selezionare la tabella intera, selezionare proprietà tabella o dal gruppo Layout tabella o cliccando con il destro e impostare le misure della nostra tabella. Possiamo modificare la grafica della nostra tabella. Innanzitutto dobbiamo selezionarla. Poi dal gruppo Bordi, alla fine della scheda Strumenti, Tabella, Progettazione, comparirà la finestra di Bordi e Sfondo. Nella scheda Bordi troveremo a sinistra i vari tipi di bordi disponibili, al centro il tipo di linea da adottare. Il colore del bordo e il suo spessore sono tutti selezionabili dai menu a tendina. Sempre nella scheda bordi in basso a destra, nel menu Applica, troveremo quattro possibilità per selezionare l'area alla quale applicare il nostro bordo. Testo: applica il bordo al testo selezionando all'interno di una tabella. Paragrafo: applica il bordo all'interno delle celle della tabella. Cella: applica il bordo alla cella o a più celle selezionate dove si trova il cursore. Tabella: applica il bordo all'intera tabella. Selezionando sfondo posso anche aggiungere un colore di sfondo alla nostra tabella. Per inserire un oggetto grafico in un documento utilizziamo i pulsanti presenti nel gruppo Illustrazioni della scheda Inserisci. In particolare, cliccando sul pulsante Immagini, potremo inserire un'immagine presente nel dispositivo oppure un'immagine online. Dal gruppo Formato immagine posso andare a modificare il layout dell'immagine che ho inserito, ad esempio inserendo dei bordi, dei riflessi, e posso modificarne le dimensioni. Nel gruppo Inserisci, selezionando Grafico, posso scegliere il layout per il grafico che desidero aggiungere. Al momento dell'inserimento, si aprirà un foglio Excel dove dovremo inserire i dati riferiti al grafico. Una volta compilato il foglio Excel, potete decidere se inserire il titolo del grafico oppure modificare nuovamente il layout del vostro grafico. Una volta chiusa la finestra di Excel, potete ancora modificare i dati del grafico dal gruppo Struttura grafico Modifica dati. Potete procedere anche all'inserimento di forme.
che potete disegnare nel punto che volete e modificare selezionando con il destro formato forma o direttamente modificandolo dal gruppo formato forma. Potete inserire delle icone e modificarne la grafica. Potete inserire degli smart art ed eseguire sul vostro smart art tutte le modifiche che desiderate. Come potete vedere, un foglio di Word ha moltissime funzionalità. Non vi resta che sperimentare e magari divertirvi un po'. Grazie dell'attenzione, buona giornata.